Ciao amici, sono Mero. Ecco a voi la libreria dei piccoli, pensata dal Dipartimento Educazione del Museo Tattile Statale Omero. Mettetevi comodi e buon ascolto! Il manifesto in filastrocca. C'è un manifesto assai particolare che nel 1921 di lui ha fatto molto parlare, ideato da un poeta e scrittore che del futurismo fu ambasciatore. Filippo Marinetti è il suo nome e grande è il suo onore verso la forza, il dinamismo e la velocità. Ma dove vorrà arrivare? Chissà! Nella prima pagina del manifesto c'è scritto in grande, lo confesso, un titolo molto speciale e di certo neanche banale. Del tattilismo vuole raccontare. Leggiamo un po', andiamo ad esplorare. Inizia parlando degli occhi e della bocca, però pensando, perché nessuno mai tocca? C'è la necessità di trasformare e la stretta di mano da allenare. Tutti quanti possono imparare ad usare le mani senza esagerare. Filippo ci insegna che il tatto ha dei valori per gli artisti e per noi spettatori. Con le mani si può creare e ci sono oggetti da cercare. Caldo e freddo, liscio e ruvido, morbido e duro, ce n'è per tutti, sta sicuro! Le nostre mani possono viaggiare e delle nuove sensazioni farci provare. Potranno conoscere nuove cose, belle, strane e assai curiose. Grazie a Filippo e al suo manifesto, che con grazia ci ha concesso a noi del Museo Omero di poter toccare e a tutti voi di farvi innamorare delle vostre mani che possono accarezzare la bellezza dell'arte che con pazienza sa aspettare. Ci siamo ispirati a Giacomo Balla, dinamismo di un cane al guinzaglio, particolare del 1912. Il tattilismo, manifesto futurista 1921, particolare della prima pagina di Filippo Tommaso Marinetti. Tavola tattile Sudan Parigi 1920 di Filippo Tommaso Marinetti. Scritta dal Dipartimento Educazione del Museo Tattile Statale Omero.